Buon pomeriggio, ben trovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo ancora di emergenza Covid nella nostra regione. In particolare andiamo a vedere da vicino qual è il lavoro dei medici di base. La medicina territoriale, si sa, in questo periodo è nuovamente tornata di grandissima attualità, e appunto il ruolo dei medici di base anche nella nostra regione è importante. Medici che sono sotto pressione perché subissati di richieste non solo per le normali patologie, per il Covid, anche per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, che però al momento è pressoché introvabile. Per i tamponi rapidi negli ambulatori medici, anche questo argomento di stretta attualità, un'idea che si sta portando avanti proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni, gli stessi dicono di non volersi sottrarre, ma chiedono di poter disporre di tutti i dispositivi di protezione e anche di locali idonei. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. In questa piena emergenza sanitaria, i medici di famiglia sono sempre sulla barricata, i primi ad avere i contatti con i pazienti. Dottor Petrucci, partiamo però dal vaccino antinfluenzale. Si avvicina l'inverno, i vaccini continuano a mancare. Quali sono le prospettive? Purtroppo sì, noi siamo partiti quest'anno effettivamente molto precocemente e per tempo, perché il 1° ottobre avevamo già le prime dotazioni di vaccino e siamo partiti con le prime vaccinazioni. Purtroppo a questo primo approvvigionamento c'è stata un'interruzione, non si capisce bene da che cosa è stata determinata, per cui ad oggi siamo fermi e siamo in attesa di avere questa nuova fornitura che ci dicono dovrebbe arrivare dopo il 16. Questione tamponi rapidi, si dice che dai medici di famiglia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane potrebbero iniziare, i pazienti potrebbero iniziare a poter usufruire proprio del servizio dei tamponi rapidi. Voi siete pronti, siete preparati per poter rispondere a tutto questo? Noi siamo preparati nella misura in cui siamo messi in sicurezza, perché è vero che noi dobbiamo fare tamponi ad asintomatici, però è anche vero che lo dobbiamo fare in sicurezza sia per il paziente che per noi. Tenete conto che per ogni medico che dovesse risultare positivo, non voglio augurarmi malato, ma semplicemente positivo e dovendosi mettere in quarantena e isolare, significa che i suoi pazienti resterebbero senza assistenza, tenuto conto della carenza di colleghi a tutti i livelli e quindi anche di quelli che magari ci dovrebbero sostituire. I nostri ambulatori possono avere dei problemi perché sono ubicati spesso nei condomini, nei palazzi, in città. Quindi sarebbe opportuno, e noi è quello che stiamo cercando di ottenere, che fossero individuati a livello degli ambiti distrettuali dei locali idonei dove noi possiamo in tutta sicurezza, sia per i pazienti che per noi, eseguire questi tamponi. Dottore, l'ultima cosa, un'accusa che viene mossa a voi medici di famiglia è quella di ospedalizzare troppo i pazienti, andando ad incolfare poi, i reparti. Voi cosa rispondete? Che dati alla mano questa è una sensazione. Siccome noi non possiamo discutere con le sensazioni, ma dobbiamo discutere con i dati, io mi sono appuntato qua alcuni numeri. Nell'ultimo mese, nella ALS di Chieti abbiamo avuto 1.606 casi positivi, nell'ultima settimana altri 730, quindi in 6 settimane abbiamo avuto 2.336 casi positivi. Ieri il numero dei ricoveri nella nostra ALS erano solo 89, quindi a significare che la maggior parte sono a domicilio. I medici di medicina generale sono 328, questo significa che con questo indice di ospedalizzazione un paziente ogni 4 medici viene ospedalizzato. I ricoverati sono tutti da 60-65 anni in sopra, fascia di età che per definizione hanno tutti quanti almeno una patologia cronica oltre alla fase acuta del Covid adesso. Quindi evidentemente sono dei pazienti che per le patologie di cui sono già portatori,
cardiopatici, diabetici, broncopneumopatici, obesi, eccetera, evidentemente hanno dei fattori di rischio. Ad Avezzano è stato attivato dai carabinieri il punto drive-in per i tamponi Covid. La situazione nella Marsica e soprattutto ad Avezzano resta molto difficile. Sentiamo Gioia Chiostri. È partito infatti anche qui ad Avezzano il progetto pilota fortemente voluto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che prevede un drive-thru ovviamente in ausilio a tutte le iniziative analoghe che già sono partite. Dice sindaco, un grande progetto, una grande mano questa, soprattutto a livello di testing e di screening per quanto riguarda la popolazione avezzanese, ma non solo. Certamente in un momento così drammatico che stiamo vivendo ormai da tempo, questa è l'espressione classica proprio di un lavoro di sinergie, quindi non possiamo che ringraziare l'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale, la Protezione Civile, tutti coloro che si sono adoperati affinché questo servizio potesse attivarsi. E io vorrei lanciare anche un appello a tutti i cittadini, in maniera che tutti insieme potessimo come squadra affrontare questo male invisibile, ma che lo potremo sconfiggere solo con un'attività sinergica. Qual è il prossimo passo? Ieri il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha richiesto anche l'intervento dell'esercito per allestire questo famoso ospedale da campo. I consiglieri comunali, tutti indistintamente, ma da maggioranza e minoranza, hanno richiesto un consiglio comunale importantissimo oggi all'interno dell'Assise, in cui si chiederanno degli interventi precisi, importanti, definitivi. Quindi un momento storico, ma nello stesso tempo io credo che bisogna ringraziare tutti indistintamente, perché tutti stanno mettendo le proprie energie. Un'ultima battuta sull'ospedale di Avezzano, delle condizioni che sono state denunciate non solo da politici ma anche da tantissimi cittadini che hanno vissuto, molti sulla propria pelle, delle criticità anche importanti. Che cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere solo una cosa: è chiaro che adesso bisogna attivarsi per risolvere il problema, quindi le energie di tutti vanno spese su questo fronte. È chiaro che ci sono delle responsabilità. Oggi però noi dobbiamo attivarci tutti indistintamente affinché questo problema venga risolto. E oggi, primo giorno dell'Abruzzo zona arancione, vietati gli spostamenti fra comuni se non per motivi di salute, di lavoro o di urgenza. Ai confini dei grossi centri urbani sono iniziati controlli da parte delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Noi proprio alla municipale di Montesilvano siamo andati, sempre con Paolo Renzetti. Comandante, allora da oggi partono i controlli ai confini comunali di Montesilvano, il confine con Pescara, anche con Città Sant'Angelo e a nord con altri comuni. Qual è la situazione? Allora, assolutamente sì, devono partire i controlli, ci stiamo organizzando in questi termini. È normale che questa cambio di colore da giallo ad arancione ci è arrivato dall'oggi al domani, quindi anche dal punto di vista organizzativo abbiamo bisogno dei nostri tempi. Certamente ci stiamo organizzando ed organizzeremo i servizi dedicati a questi controlli, fermo restando che ci sono anche altre attività che non possono essere trascurate. È vietato uscire dal comune se non per comprovate esigenze lavorative e o di salute. Poi chiaramente sta al caso singolo ad analizzarlo, la persona anziana che non si può muovere per prendere un referto, casomai ci va in un congiunto, cioè tutte queste cose qui, oppure un congiunto che ha bisogno di assistenza da un qualcuno di un comune limitrofo che lo va a trovare, che comunque gli dà assistenza, è normale, comprovate esigenze di salute, ecco qui. C'è bisogno altrimenti poi di firmare anche una autodichiarazione? Assolutamente sì, l'autocertificazione per spostamenti fuori dal comune e o fuori regione è obbligatoria. Organizzeremo delle pattuglie dedicate in determinati orari per questi controlli. Questi controlli certamente li faremo a cavallo degli orari critici di finire lavoro, inizio lavoro, compatibilmente con le esigenze mattutine degli ingressi a scuola.
Si può dire, per chiudere, Maggiore, che nei primi giorni soprattutto ci sarà anche un po' di manica larga, nel senso che qualcuno probabilmente anche non ben informato rischierà una multa, ma questo potrebbe anche non accadere. Guarda, tutto è improntato al buon senso e alla civiltà. È normale che se ci si rende conto che l'utente francamente non ha capito non è che ci si passa sopra, lo si istruisce a comportarsi nel modo corretto. È normale che se si incontra il furbo non esiste. Voltiamo pagina. Dopo le nuove minacce indirizzate al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo sta valutando la possibilità di assegnargli la scorta. Pettinari dice comunque di voler proseguire la sua azione a tutela della legalità nei quartieri più difficili di Pescara. Sentiamolo nel servizio. Le ultime minacce, come le chiamo io, minacce striscianti, sono state devastanti, direi, perché hanno utilizzato delle parole violente, messaggi molto forti, una rabbia enorme nei miei confronti. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, non vuole cedere alle minacce, nonostante dopo anni di battaglia per la legalità nei quartieri periferici di Pescara e non solo, queste siano diventate sempre più violente e ripetute. Gli ultimi episodi di aggressioni verbali e minacce, anche via social, hanno portato Pettinari a denunciare nuovamente quanto sta accadendo e il prefetto di Pescara a valutare la messa sotto scorta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che intanto sta pensando ad una vigilanza privata. Io vado girando per le strade a Pescara e mi devo guardare le spalle, vengo aggredito verbalmente quasi ogni settimana, non posso andare in alcuni posti da solo perché rischio grosso. Mi sono venuti a casa la notte incappucciati, sono entrati dentro al mio giardino e sono stati visti fotografare la mia macchina, grazie a un cane di un vicino che ha abbaiato li ha messi in fuga, ecco, più volte. Quindi tutta questa situazione sicuramente mettono e condizionano gravemente la mia vita. Ho cambiato un po' i miei stili di vita e la mia famiglia paura, questo senza ombra di dubbio. Prima con il Movimento Coraggio e Fermezza, poi con l'associazione Codici di Zanni al fianco di Insieme per Fontanelle, infine da politico regionale, dal 2004 ad oggi Pettinari insiste perché ci sia una maggiore presenza dello Stato all'interno di quelle che chiama centrali di spaccio, non solo di Pescara e dell'area metropolitana, ma dell'intero Abruzzo. Senza ombra di dubbio, ho sempre continuato a testa alta con la schiena dritta, io lo faccio da quando ero un bambino, indipendentemente dalla politica, ancor prima di entrare in politica io facevo queste battaglie nei quartieri periferici di Pescara, in quelle che sono le centrali di spaccio di droga più importanti della regione Abruzzo. Potete capire che poi quella centrale non riguarda solo Pescara, ma riguarda tutto il territorio della regione, perché lì si va a trovare la morte tante volte, cioè lì si viene ammazzati, lì si spara, si è sparato più volte, quindi riguarda tutti noi, la sicurezza di tutti noi abruzzesi, non solo dei pescaresi. Un uomo di 39 anni è stato trovato morto poco dopo le 10 a Chieti, in via Ricci, a ridosso della villa comunale. Secondo i primi accertamenti compiuti dal medico legale e dalla polizia scientifica, le lesioni riportate dall'uomo sono compatibili con una caduta dal sovrastante belvedere, che vedete nella fotografia, da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero Giancarlo Ciani, sono state disposte le ispezioni cadaveriche e la autopsia. Gli abitanti delle case Ater di via Staioli a Penne tornano a denunciare lo stato di abbandono in cui da anni sono costretti a vivere, chiedendo delle risposte urgenti a comune e azienda Ater di Pescara. Il servizio di Stefano Recanati. Un vero disagio quello che ormai da tantissimi anni vivono le famiglie residenti presso le palazzine Ater di via dei Setaioli a Penne. A preoccupare gli abitanti di questa zona ci sono soprattutto le tantissime infiltrazioni di acqua, che non solo arrecano disagio alle pareti interne delle abitazioni, ma le stesse, coinvolgendo all'interno delle crepe del muro di contenimento, stanno facendo scivolare a valle le stesse abitazioni. A sostegno delle famiglie è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, il quale immediatamente chiederà spiegazioni al presidente dell'azienda Ater di Pescara. Il tutto
tutto e non si sa, c'è un rimbalzo di competenze da parte dell'ATER, il comune, non si sa chi deve intervenire, fatto sta che sono case ATER, quindi senza ombra di dubbio l'ATER deve mettere in sicurezza gli alloggi pubblici di sua proprietà. Invito quindi l'ATER a fare questo, io depositerò una diffida all'ATER chiedendo immediatamente un intervento e un'informazione dettagliata su cosa è stato fatto, e poi invito anche il comune a vedere, a verificare la strada, perché poi per le competenze vedranno loro, però intanto devono mettere in sicurezza la strada, perché i cittadini non possono continuare a vivere in questa situazione di pericolosità e di disagio. E se dovesse fare qualche altra scossa di terremoto? Punto interrogativo, io non ci voglio neanche pensare. Ma le difficoltà per queste persone non finiscono qui. A preoccupare c'è inoltre la strada d'accesso alle abitazioni, ormai diventata impercorribile per le enormi buche createsi nel tempo, mettendo a dura prova i residenti, di cui alcuni con diverse disabilità. Gli stessi portatori di handicap inoltre hanno richiesto da tempo di abbattere le barriere architettoniche, ma ad oggi senza risultati. Purtroppo la situazione è diventata insostenibile, anche perché la palazzina, la maggior parte degli abitanti sono tutti anziani, quindi non è concepibile una cosa del genere. E il problema nasce laddove il comune dice che è dell'ATER, competenza dell'ATER, l'ATER invece ci rimanda al mittente, e tutto uno scaricabarile, così non si può più andare avanti. Mi auguro che qualcuno non si faccia male, perché io mi sono fatta male proprio martedì scorso. Sono caduta purtroppo in una buca. Ecco, io che chi dovrei denunciare adesso? Io sono andata anche personalmente al comune e non so se è il caso di dire che cosa mi hanno risposto, perché è semplicemente vergognoso, e lo dico apertamente e ci metto la faccia, perché purtroppo l'Italia è questa. Andiamo a Teramo, la zona arancione non arresta i lavori di completamento di Corso San Giorgio, installate panchine e fioriere illuminate, mentre a giorni terminerà la pavimentazione delle vie laterali di accesso al corso. Anche le luci di Natale si accenderanno puntuali in tutta la città. Tania Bonnici Castelli. Primo giorno in fascia arancione per Teramo. Niente più sedie e tavolini all'aperto dei bar, che però restano aperti per l'asporto. C'è poca gente in giro, negozi desolati, il noto silenzio da lockdown. In compenso sul Corso San Giorgio continuano frenetici i lavori finali di riqualificazione. Arrivano le tanto sospirate panchine illuminate, le fioriere e i cestini in corten. L'arredo era stato previsto dal progetto iniziale di rifacimento della via dello shopping teramano. Ha impiegato anni a realizzarsi, ma alla fine eccolo qua. Come cambia il look di questa città? Il centro storico in questo periodo è veramente al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale, non solo per i lavori dei tronchetti laterali che hanno visto la nuova pavimentazione, ma anche per questi arredamenti e poi anche per l'illuminazione che sarà rifatta totalmente sia sul Corso San Giorgio che sul Corso dei Michetti e Corso Ciulli. Per cui diciamo il corso è al centro di un'attività intensa dell'amministrazione comunale, ma di fatto questo progetto di Corso San Giorgio prevedeva queste fasi e questi step che stanno piano piano arrivando a conclusione. Siamo riusciti a dare un'impennata ai lavori per arrivare al Natale pronti e per dare alla città un'immagine diversa del corso principale. L'impatto può essere più o meno forte e potrà sicuramente creare all'interno anche delle famiglie una discussione sull'essere più o meno belli oppure gradevoli o non gradevoli, però a conclusione, con un po' di tempo, sicuramente entreranno a far parte dell'arredo urbano e restituiranno quel decoro che è mancato per tanto tempo. Contemporaneamente al posizionamento dell'arredo di Corso San Giorgio, l'amministrazione comunale di Teramo sta provvedendo a far installare le luminarie natalizie, ma sono soprattutto le strade laterali di accesso al corso che pian piano stanno tornando alla loro primitiva eleganza grazie alla nuova pavimentazione di San Pietrini. Procediamo passo per passo e la collocazione degli arredi fatta ieri sera in Corso San Giorgio è la dimostrazione di un lavoro portato avanti ed affrontato di petto immediatamente da appena si è insediata questa giunta, e oggi è in una fase di arrivo, in un momento in cui viviamo anche un'emergenza più grande di noi, che è quella sanitaria, e che dimostra come questa giunta porta avanti i propri impegni nonostante ci siano difficoltà quotidiane.
E adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di B, mentre fuori dal campo resta alta l'attenzione sulla trattativa societaria. Il Pescara domenica scorsa ha invece centrato la prima vittoria in campionato. Protagonista della gara l'attaccante Seterro, un'arma in più per il tecnico Oddo, che nel corso di questa sosta del campionato per le nazionali conta di recuperare molti degli infortunati. Il servizio di Andrea Costantini. Il Pescara ha dato la prima importante risposta sul campo. Alla settima giornata è arrivata la prima vittoria, un piccolo passo in avanti, facendo di necessità virtù, dunque con una condotta molto accorta e massimizzando gli errori degli avversari. A mandare in confusione la retroguardia del Cittadella è stato Damir Seter, che nel giro di un paio di minuti ha trasformato in oro due lanci dalle retrovie. I difensori di Venturato ci hanno messo dell'oro, ma l'attaccante colombiano ha ancora una volta dimostrato che quando può andare fronte alla porta in progressione può essere irresistibile. Per il giocatore arrivato in prestito da Cagliari nell'operazione Zappa sono i primi gol biancazzurri, gioia sì ma contenuta, perché ora bisogna proseguire la risalita in classifica. Molto contento perché alla fine abbiamo potuto fare una gara molto molto buona. Siamo tutti una squadra che vuole fare bene, l'abbiamo fatto bene oggi, penso che questa è la strada giusta, spero poter continuare a allenarmi così con la testa bassa e continuare a segnare, che è lo che mi piace. Sì, sì, questo è il vero Pescara, una squadra che non molla mai, non ha mollato mai, non ha mollato nessun centimetro. Quindi credo che questa è la strada giusta. Oggi tutti abbiamo fatto una bellissima partita e spero che la squadra continui ad avere la stessa testa che abbiamo avuto oggi. Con una sola partita Seter ha eguagliato il bottino di reti dell'intera scorsa stagione al Chievo, quando per lo più è stato impiegato da esterno. L'anno scorso ho avuto tanti problemi rispetto alla parte tecnica. Ogni giorno provo a allenarmi, provo a migliorare la parte tecnica, il controllo, l'attacco alla porta, e penso che grazie all'allenamento ogni giorno sto migliorando. Il calcio di Oddo è improntato sul possesso di palla, ma lo stesso tecnico pescarese ha confermato che modulo e condotta di gioco vanno rapportati ai giocatori a disposizione. La gara di sabato scorso può dire che un calcio meno palleggiato e più verticale può essere una chiave di volta, magari abbassando il baricentro per consentire alla difesa di subire di meno e puntare sulle ripartenze e sugli strappi dei vari Seter, Vokic e Maestro, con la possibilità di rivalutare la situazione quando Galano sarà al 100% e quando Asensio sarà pronto per giocare dal primo minuto. Ragionamenti che Oddo e il suo staff potranno calare sul campo proprio in questi giorni di sosta del campionato per le nazionali. Si tornerà a giocare sabato 21 a Ferrara con la SPAL e nel frattempo Oddo può recuperare i vari Omeonga, Bocic, Riccardi, Bocchetti e portare ad una migliore condizione Valdifiori. Ci vorrà ancora un po' di tempo per Drudi e Antei. Nel frattempo gli allenamenti al Poggio proseguiranno senza i nazionali, Memushai in Albania, Maestro e Bellanova in Under 20, che saranno impegnati con le rispettive selezioni fino a mercoledì prossimo e dal giorno dopo torneranno a disposizione per preparare il match con la SPAL. Oggi turno infrasettimanale per la Serie C, che giocherà la sua decima giornata. Reduce dal turno di riposo, il Teramo sarà impegnato alle 17.30 in casa del Catanzaro, con l'obiettivo non solo di dare continuità all'ottimo inizio di stagione ma anche di sfatare il tabù dello stadio Ceravolo, dove nei sei precedenti il Diavolo ha già raccolto 5 sconfitte e un pareggio. Dopo il lockdown, proprio lo 0-0 dello scorso 30 giugno ha sancito l'eliminazione dai playoff del Teramo per il peggior piazzamento in classifica. Senza Bombaggi, Lasic, Gerbi e Viero, l'allenatore Massimo Paci schiererà Iotti al centro della difesa al fianco di Piacentini. Diachité sarà dirottato a destra, i due mediani saranno Arrigoni e Santoro, Costa Ferreira, Mungo e Ilari agiranno alle spalle dell'unica punta Pinsauti. Il Catanzaro viene dalla prestigiosa vittoria di Avellino, il tecnico calabro si affiderà all'ex Branduani tra i pali, l'ex lancianese Verna in mezzo al campo, tridente offensivo
composto da Carlini, Curiale e Di Piazza, con l'abruzzese Di Massimo pronto dalla panchina. Direzione di gara affidata a Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Questa sera alle 21 andrà in onda la puntata settimanale di Pro Teramo, condotta da Jacopo Forcella, per commentare la partita e ascoltare le dichiarazioni post gara dei protagonisti. Siamo adesso alla Serie D. Il campionato fa grande fatica a giocare i recuperi programmati in queste settimane. Si fa sempre più pressante l'esigenza di un protocollo che consenta la disputa delle partite in vista della ripartenza regolare del torneo a fine novembre. Vediamo. Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato al 29 novembre la ripartenza del campionato di Serie D. La questione però è legata all'adozione di un protocollo validato dalla CTS e Governo che consenta da un lato di tutelare la salute degli atleti, dall'altro di preservare la regolarità del campionato. Il tutto attuando delle misure che siano compatibili con la forza economica media delle 166 società per le quali attuare i protocolli previsti tra i professionisti sarebbe arduo. Come confermato dal Presidente della LND Sibiglia in alcune dichiarazioni nei giorni scorsi, un fattore fondamentale del protocollo in fase di redazione è l'utilizzo dei test antigenici rapidi, meno costosi dei molecolari e con tempi di diagnosi più celeri. E che sia necessario un protocollo per ripartire il 29 novembre lo si capisce ancora di più guardando quanto sta accadendo in questi giorni. La LND contava di impiegare questo periodo di sosta per giocare le tante partite rinviate nel mese di ottobre, ma anche il calendario dei recuperi continua a sistematicamente a saltare. Nel solo girone F domenica scorsa si sarebbe dovuta disputare Giulianova Cinzia Albalonga, poi rinviata per una positività nel gruppo squadra giugliese. Per domenica prossima è già stato rinviato a data da destinarsi il recupero di Rieti Porto Sant'Elpidio per casi di positività nel gruppo squadra reatino. Nel girone l'unico match fissato per domenica prossima resta dunque Matese Aprilia, per poi non poter più disputare altre partite a causa del virus. Un match però a rischio se nei prossimi giorni dovesse spuntare un caso in una delle due squadre. Più in generale, in tutta la Serie D, delle 34 partite ricalendarizzate per domenica prossima, 15 novembre, già 14 sono state ulteriormente rinviate, alcune al 22 novembre, altre a data da destinarsi. Serve dunque un protocollo che consenta ai negativi di allenarsi e scendere in campo, mentre ora un caso negativo manda tutto il gruppo in isolamento per almeno 10 giorni, senza allenamento, senza partite. Così, in attesa di novità su questo fronte, tra le abruzzesi la prima a tornare in campo sarà la Vastese, che mercoledì 18 novembre giocherà ad Aprilia. In quella stessa data a rischio rinvio Porto Sant'Elpidio Giulianova per i termini di decorrenza dell'isolamento fiduciario del Giulianova. Per il 22 novembre sono al momento programmate Vastese Agnonese e Notaresco Aprilia. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Vi ricordo, se volete on demand, ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.